Allora, siamo davanti a un concetto interessante che è quello di semplificazione e si parla di smaterializzazione del DURC, che è quel documento che verifica la regolarità contributiva delle imprese, che permette loro di accedere ai bandi pubblici. Siamo davanti però anche a un decreto datato 24 ottobre 2007, già attuato e in vigore, sottosegretario, che dice chiaramente che in caso di uno scostamento non grave pari al 5% tra somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o comunque a uno scostamento inferiore ai 100 euro, ciò non determina una irregolarità contributiva. Non capisco perché non si possa mettere questo limite del 5% all'interno di un ordine del giorno che va in direzione della semplificazione e che aiuta anche in un certo senso le imprese che in questo momento si trovano particolarmente in difficoltà. Tra l'altro noi facciamo notare che spesso le imprese subiscono un DURC negativo che non dipende neanche da loro e spesso dipende da contenziosi giudiziari di lieve entità. Quindi, proprio in funzione di una semplificazione e indirizzandoci verso le imprese, cercando di aiutarle in questo momento difficile in cui io ci tengo a ribadire che non sempre le imprese debbono essere viste con un occhio cattivo e che l'imprenditore vuole agire per forza in malafede, ma spesso agisce anche in buona fede e soprattutto in caso di contenziosi di lieve entità, in cui magari l'imprenditore stesso non vuole trovarsi a pagare un contenzioso che non ritiene opportuno e in caso di uno scostamento lieve, io credo che si possa inserire in un ordine del giorno un impegno che vada in questa direzione e nella direzione di un decreto che già è attuato, ribadisco, è già in vigore. In Commissione Lavoro io ho presentato un emendamento che andava nella stessa direzione e che secondo me non è stato comunque discusso a sufficienza. Mi rivolgo a lei, sottosegretario, perché io mi aspettavo almeno una riformulazione e una discussione in merito ad un decreto che è molto importante. E io credo che sia importante ascoltare tutte le posizioni nel momento in cui proprio si lavora in un ambito delicato come un decreto che riguarda il lavoro, ascoltando e facendo un'operazione di sintesi anche tra le forze di opposizione. È importante, io mi rammarico del fatto che non ci sia stata questa collaboratività in commissione e adesso almeno in fase di ordine del giorno che lei comunque mi riformula perché non accetta un limite che già io ribadisco è incluso in un decreto attuato, mi chiedo se almeno l'Aula non possa valutare questo ordine del giorno in coscienza per andare nella direzione delle imprese, aiutarle, ribadisco, in una situazione di piccolo scostamento contributivo che spesso neanche dipende da loro. Grazie. Grazie onorevole Mucci. Chiede di intervenire il governo, prego. No, la discussione l'abbiamo fatta in commissione e quando io parlo di scostamento marginale evidentemente non è molto diverso dalla formulazione fatta dalla proponente. Comunque, siccome il problema credo che sia, diciamo, nelle cose, lo accetto come raccomandazione a valutare l'opportunità di... Nel senso che lo propone come raccomandazione? Ok, quindi onorevole, prego. Non accetto e metto in votazione anche in funzione di un parere dell'ottava commissione che andava nella stessa direzione e che in fase di commissione di lavoro non è stato preso in considerazione. Quindi metto ai voti, grazie. La ringrazio. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Librandi per dichiarazione di voto, prego. Vorrei chiedere anch'io al governo se fosse possibile dare parere positivo senza cambiare il testo. In un momento, sono un imprenditore, in un momento di difficoltà economica così importante, un piccolo scostamento per di più con le garanzie di rientro mi sembra accettabilissimo. Quindi chiedo se fosse possibile cambiare il parere. Grazie. Ho chiesto di intervenire l'onorevole Pagano, però prima diamo la parola al governo. Prego. Volevo dire alla proponente che lo accolgo con un parere favorevole come raccomandazione. Chiedo scusa, sottosegretario Bobba, se lei lo accoglie come raccomandazione è un conto. Un conto è accoglierlo dando il parere favorevole. Allora è bene chiarire, l'accoglimento con parere favorevole è una cosa, l'accoglimento come raccomandazione è altra. Qual parere è l'intendimento? Parere favorevole. Ok, questo mi sembra che mette una parola definitiva e quindi l'onorevole Mucci a questo punto è soddisfatta.